L'uomo senza vita è stato ritrovato sul greto di un fiumiciattolo in via Salvadori nel tardo pomeriggio di mercoledì. Ci troviamo in zona San Marco, poco distanti dalla strada statale 73. Dovrebbe trattarsi di un cinquantenne che risultava scomparso dalla scorsa domenica e che, stando alle prime indiscrezioni, era residente in via Libia. I familiari dell'uomo avrebbero denunciato martedì la scomparsa appunto della cinquantenne. Al momento non si hanno ulteriori notizie, non si sa dunque se possa essersi trattato di un incidente, di un malore oppure di una morte violenta, ma al momento gli inquirenti escluderebbero la presenza di segni di violenza sul corpo dell'uomo. A fare la drammatica scoperta il proprietario di un terreno confinante appunto con il fiumiciattolo nel quale è stato ritrovato il corpo dell'uomo ormai senza vita. L'uomo ha così allertato le forze dell'ordine. Sul posto la polizia, il 118, la scientifica, i carabinieri e i vigili del fuoco. Nel tardo pomeriggio di mercoledì è arrivato anche l'ok per la rimozione della salma. È stata infine disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo, che potrà così chiarire le cause del decesso.